Allora, vediamo in questo brevissimo tutorial come si può applicare un po' di logica di programmazione all'interno dello strumento Minecraft. Allora, qui davanti a me c'è una tartaruga, un robot tartaruga, che verrà istruito nel posizionare 10 blocchi di pietra uno sopra l'altro e poi eventualmente a distruggerli. Allora, colleghiamoci alla nostra tartaruga. Questo che vedete riprodotta è la schiena della tartaruga, così la facciamo girare, questi sono i suoi occhi e questo è il suo piccone. Allora, utilizzo il menu dell'insegnante che giunge con la versione Minecraft Edu che stiamo utilizzando, ci stiamo concedendo del pietrame al giocatore. In basso al centro vedete che ha 20 blocchi di pietra disponibili. Connettiamoci alla tartaruga e concediamo alla tartaruga l'utilizzo di questi blocchi di pietra per poterli poi appunto posizionare. Ok, diamo delle istruzioni a questa tartaruga. Abbiamo detto che deve posizionare 10 blocchi uno sopra l'altro. E vi faccio vedere direttamente il codice risolutivo senza entrare nel dettaglio perché faremo sicuramente altri tutorial. La cosa più importante in questo caso è che questo che vedete, questa diciamo zona di programmazione, viene letta dalla tartaruga da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. Comunque, utilizziamo l'istruzione di ripetizione, cioè diciamo alla tartaruga di ripetere che cosa per 10 volte tutto ciò che è all'interno di questo blocco. E cioè che cosa? Cara tartaruga, sali di un livello e poi posiziona sotto di te un blocco disponibile. Allora, quindi questa diciamo azione la chiamiamo sali e posiziona. E colleghiamoci con la tartaruga e allontaniamoci un po' per vedere il risultato di questa operazione e avviamo il programma. Vediamo cosa fa la tartaruga. Ok, sta salendo e sotto di lei posiziona i blocchi. Ok, connettiamoci adesso sempre alla tartaruga, andiamo in modalità di programmazione e facciamo un'altra cosa interessante. Facciamo questa azione. Allora, alla tartaruga gli diciamo di scavare sotto di lei e poi scendere di un livello. Questa chiamiamola funzione. Funzione è una funzione di scava e scendi. Allora chiamiamola funzione scava e scendi, vediamo se entra. Ok, perfetto. E creiamo un altro blocco di istruzioni e gli diciamo che vogliamo ripetere che cosa? Per 8 volte, quindi non facciamogli distruggere tutto, per 8 volte esegui tutto ciò che è all'interno di questo blocco, e cioè funziona scava e scendi. Ok, perfetto. Quindi gli diciamo, cara tartaruga, per 8 volte esegui la funzione scava e scendi. Vediamo se è intelligente questa tartaruga e completa con successo le nostre indicazioni. E 8. Ok, io direi di fermare questo tutorial perché sicuramente poi approfondiremo meglio nel dettaglio tutte le istruzioni della programmazione in Minecraft attraverso il robot Tartaruga.